Oggi è il 12 ottobre del 2019, ci troviamo nelle campagne del Pavese, in provincia di Pavia, coadiuvati dalla polizia provinciale, e con l'arrivo dei primi migratori riprendono le solite cacce illegali, con l'utilizzo di richiami elettroacustici, l'abbattimento di specie protette. Ogni anno si ripete inesorabilmente la stessa situazione. Oggi è mercoledì 16 ottobre, siamo sempre nelle campagne del Pavese in servizio di vigilanza congiunto con la polizia provinciale e al primo controllo, solita situazione. Uccelli protetti, fispole, ballerine, allodole e registratori elettroacustici, che questa volta abbiamo anche una innovazione, recente innovazione, l'utilizzo dei cellulari. Ecco qui un cellulare che viene utilizzato come richiamo per la pispola in questo caso. Ovviamente anche l'utilizzo di un telefono costituisce reato come un richiamo appositamente creato per fare questa funzione. Oggi è giovedì 24 ottobre, ci troviamo nel comune di Nave, siamo in servizio congiunto con la polizia provinciale. Anche in questo caso si trova l'abbattimento di uccelli, in questo caso cacciabili, ma con l'ausilio di questi micidiali richiami elettroacustici vietati dalla legge. Oggi è giovedì 24 ottobre 2019, siamo in servizio congiunto con la polizia provinciale e benché si tratti di una giornata comunque con pessime condizioni meteo, si sono riscontrate quattro infrazioni di carattere penale. E come sempre riguardano l'abbattimento di specie protette, in questo caso pispole e fringuelli, e l'utilizzo dei phonofill, con i quali si riescono, come si può vedere, a fare buoni carnieri, buoni abbattimenti, buone uccisioni, anche in una giornata come quella odierna. Sabato 9 novembre siamo nelle campagne della Lomellina. Qua troviamo degli esemplari di pispola e spioncello, animali protetti dalla legge italiana e dalle normative europee. Ci troviamo presso un appostamento temporaneo di caccia all'allodole. Purtroppo, come spesso constatiamo, la caccia alle allodole diventa un motivo, o per alcuni una scusa per poter poi sparare anche a piccoli uccelli protetti dalla legge italiana. Oggi domenica 10 novembre ci troviamo nelle campagne della provincia di Brescia, sulla zona del Lago di Garda, in servizio congiunto con la polizia provinciale e le guardie venatorie volontarie dell'Arcicaccia. E come sempre si è constatata l'uccisione di numerosi esemplari di fringuello e peppola, con l'utilizzo dell'ormai onnipresente richiami elettroacustici, anche se appunto di utilizzo vietato ormai non c'è cacciatore che non lo utilizza. Addirittura nel carniere si è trovata anche una piccola cinciarella. Quindi, con l'arrivo di novembre, appunto, arrivano migratori come quelli fringuelli e peppole e vengono accolti anche loro a fucilate.
il risultato dell'attività venatoria, purtroppo in provincia di Brescia, spesso si esprime in questa maniera, tutti animali protetti, petti rossi, estremamente confidenti, sono esemplari che provengono magari dal nord Europa e arrivano in queste zone per svernare o solo di passaggio.